Santa Insolvenza! Santa Insolvenza! Protettrice delle precarie e dei precari! Protettrice delle precarie e dei precari! Dacci oggi il nostro reddito quotidiano! Questo debito, perché il debito è il debito delle banche, e però il debito delle banche dobbiamo pagarlo noi. La Banca Centrale Europea ha detto che bisogna chiudere le scuole, ridurre la spesa per la sanità, distruggere l'università, distruggere il sistema dei trasporti, privatizzare tutto quello che è privatizzabile. Questo ha detto la Banca Centrale Europea. E allora che c'entriamo noi con la Banca Centrale Europea? Noi non abbiamo contratto alcun debito. Il debito lo hanno contratto le banche e noi lo dobbiamo pagare. C'era un presidente del Consiglio, si chiamava Berlusconi, era troppo intento a fare affari di mafia, era troppo intento a fare gli affari suoi, era troppo intento a fare condoni agli evasori, era troppo intento a fare condoni ai costruttori edilizi abusivi. Dunque non si occupava del debito che noi dobbiamo pagare alla Banca Centrale Europea. Ecco allora che il Presidente del Consiglio, notorio mafioso, che si chiama Berlusconi, è stato licenziato dalla Banca Centrale Europea, e noi dovremmo oggi essere contenti perché invece di un Presidente del Consiglio mafioso avremo a che fare direttamente con la Banca Centrale Europea, che ha decretato la miseria, la precarietà generalizzata, lo schiavismo, la distruzione della civiltà sociale. Noi ci stiamo organizzando. Sappiamo che non c'è che una strada da seguire. La strada si chiama insolvenza. Santa Insolvenza.